Il settore cartario in Italia e nel mega distretto lucchese sta tenendo il mercato? Bene, ma non è oro tutto quello che luccica. Per rimanere al passo c'è bisogno di un cambiamento di rotta e in particolare per quanto riguarda l'innovazione. E questo uno dei messaggi principali arrivati dal primo giorno del MIAC. Inevitabile tra l'altro che al centro dell'attenzione ci sia la questione dello smaltimento del Palper che qualche settimana fa ha provocato un vero e proprio terremoto nella piana. Il sottosegretario Giacomelli ha garantito l'impegno del governo nell'affrontare le principali criticità del settore cartario. L'innovazione tecnologica, la questione del Palper e del riutilizzo completo di tutti gli aggregati e la possibilità di intervenire sugli energivori in maniera più incisiva. Questi sono i temi, su questo stiamo lavorando. È positivo venire a ridiscutere di questo con una realtà come quella cartaria di Lucca che intanto però dimostra di saper tenere botta, di saper essere vitale, di saper affermare la propria presenza nello scenario internazionale. Il MIAC, oltre alle soluzioni tecnologiche, sono anche degli importanti convegni proprio su queste tematiche. Naturalmente la soluzione non è semplice, fatto sta che sono dei problemi che vanno avanti da anni. Sul territorio si stanno già cercando delle innovazioni, soprattutto per lo scarto del Palper. Al momento non abbiamo impianti per il recupero di energia, ma sta partendo un impianto per il recupero di materiale, quindi insomma qualcosa di nuovo si sta affacciando. Naturalmente non sarà risolutivo, ma un piccolo contributo lo potrà dare.